Buonasera ragazzi, e vi chiedo anche scusa per l'orario. Sappiate che oggi ho passato buona parte del giorno a correggere dei vostri lavori che mi avete mandato, in particolare italiano per i ragazzi della seconda E. Ecco, man mano che li correggo anche in prima A. Troverete nella Google Drive di italiano, di storia, di geografia, un file di scrittura nella vostra stessa cartella con scritto correzioni. Ecco, io vi annoterò quello che io correggerei. Cercherò però da domani di trovare dei modi più veloci per correggere, perché altrimenti vi assicuro che c'è da perderci non solo gli occhi, ma proprio la testa. Vi ringrazio fin d'ora della comprensione, vedrò se fare dei piccoli video sulla correzione degli esercizi e dei lavori o se continuare con questo metodo. In ogni caso dovrò trovare un modo più veloce perché, come vedete, oggi non sono riuscito a trasmettervi dei nuovi contenuti. Comunque sia, con questo video voglio anche ricordarvi che abbiamo in ballo il concorso biennale letterario 2020, 14ª edizione della città di Piazzola sul Brenta. Vi ricordo che ne abbiamo già parlato in classe, vi ho dettato anche comunicazione sul libretto e vi ricordo che io valuterò anche il lavoro che svolgete. Quindi qua c'è tutto il regolamento che vi ho già messo in allegato anche nel registro elettronico. Leggiamolo velocemente insieme. Quindi il regolamento prevede che ci sia appunto questo concorso letterario dedicato allo scrittore Gianni Rodari in occasione del centenario della sua nascita. Ecco, Gianni Rodari, per chi non lo conosce, è questo signore, è stato questo signore, che è stato l'unico italiano vincitore del premio Andersen, ricordate, grande autore di favole, e quindi un tema importante della sua produzione in filastrocche, eccetera, racconti, favole, è stata proprio la fantasia. Infatti, noi vediamo che la fantasia è la traccia che ha ispirato proprio questo lo svolgimento di questo concorso. Quindi voi siete chiamati, facciamo entro sabato 14 come scadenza, lo metterò anche nel registro elettronico, fare questo elaborato in modo che io abbia tutto il tempo per correggerlo, o poesia o racconto breve. L'argomento è il tema della 14ª edizione del concorso letterario, un brano di Gianni Rodari, e recita: in cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio. Al fine di stimolare la riflessione e la sensibilità, oltre che la libera e spontanea espressione dei sentimenti e delle emozioni caratteristiche dell'età giovanile. Ora, potete partecipare anche voi, vedete secondaria di primo grado, e o fate una poesia o fate un racconto breve. Il racconto breve dovrà essere di massimo 4 cartelle in A4, che è il formato del foglio, 60 battute per riga, 30 righe per pagina. Ecco, quindi si valuterà, quindi la commissione dice che si valuterà il sentimento espresso e la capacità espositiva. La forma metrica è lasciata alla libera ispirazione dello studente. Forma metrica per la poesia, chiaramente. Quindi che ci sia un po' di sentimento, di passione in ciò che scrivete e capacità espositiva, cioè la capacità di essere chiari nel linguaggio. Ecco, quindi la scadenza è il 3 aprile, ma noi appunto, se me lo consegnate già qui a metà marzo, entro metà marzo, direi che abbiamo tutto il tempo per correggerlo. Correggerli. E vediamo che la premiazione avverrà sabato 16 maggio, vedete, alle 17 presso la sala consiliare del comune di Piazzola sul Brenta.
I genitori sono invitati alla cerimonia, saranno lette le opere vincitrici. Se il vincitore non potrà ritirare personalmente il premio, sono invitati i genitori a farlo o un rappresentante della scuola. C'è un vincitore per sezione e voi vedete che infatti le sezioni sono in totale, tre, vedete, poesia in lingua italiana, poesia in lingua straniera, racconto breve. I premi consistono in una pergamena ricordo in un pacco di libri. Wow! Sono sicuro che tutti voi sarete ben lieti di riceverlo. Ecco, qui ci sono i riferimenti, c'è il regolamento anche sul sito del comune di Piazzola sul Brenta, eccolo qua l'indirizzo. E cos'altro posso dirvi? Leggete chi ha già fatto questo lavoro, per esempio due studenti in prima A. Leggete, prendete l'antologia, guardate qualche brano, soprattutto nella sezione avventura e fantasy. Troverete diversi brani, sono sicuro di vostro interesse, e o continuate a leggere un libro che state leggendo, racconti. Ecco, più leggete in questi giorni e meglio è, perché sfrutterete bene il tempo a disposizione e soprattutto diventerete migliori scrittori. Bene. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona serata e controllate nel Google Drive i file con correzioni. Se c'è qualche altro dubbio, siamo su Padlet, email, eccetera, eccetera. Grazie mille per seguirci. Un caro saluto a tutti voi studenti. A presto, grazie.